Dopo mesi di polemiche e tante lamentele da parte degli utenti, si è finalmente riacceso il semaforo situato all'incrocio tra Viale Dante, Via Damiani e Via Nasolini. Da oggi l'impianto è stato infatti riattivato in via sperimentale con funzionamento a ciclo continuo. L'assessore alla mobilità Paolo Mancioppi ha assicurato che gli uffici competenti attueranno un monitoraggio costante per verificare l'impatto della riaccensione sia sul traffico sia sulla sicurezza di veicoli, biciclette e pedoni. I dati raccolti saranno poi oggetto di analisi per valutare se rendere definitiva la riattivazione del semaforo o ripristinare la situazione attuale. Lo spegnimento del semaforo risale alla giunta Dosi, per volere dell'allora assessore Giorgio Cisini, e aveva sollevato numerose perplessità tra i cittadini. Tra gennaio e febbraio del 2017 l'impianto era stato riacceso, ma solo per un mese, dopo che un ciclista era stato investito e aveva perso la vita. Alla base della decisione di ripristinare il servizio ci sarebbero proprio le richieste e segnalazioni partite da chi transita ogni giorno nella zona. Questa mattina diversi automobilisti sono rimasti sorpresi, tanto da passare con il rosso e rischiare incidenti. Il tutto sotto gli occhi attenti della polizia municipale, che non ha potuto fare altro che fermare coloro che non hanno rispettato lo stop.